Eccomi di nuovo, mi sentite? È caduta la linea perché stavo caricando un file che è pesante e non è riuscito. Bene, opportunità che capita solo una volta nella vita, o meglio, che capita poche volte nella vita. E, Skyway è un grande progetto. In questi giorni vi siete accorti che si è intensificato diciamo, la visibilità di Skyway, più ci sono più servizi, più slogan, più confronti con altre tecnologie. Avete notato un po', avete percepito un po' di più che si sente nell'aria un'esplosione di energia? Sì, io l'ho percepito, spero e mi auguro anche tutti voi. Perché? Perché siamo in una fase di, diciamo, di concentrazione di tanti sviluppi, tante novità imminenti. In questi giorni, Skyway è presente, alla fiera internazionale a livello mondiale a Singapore. È la quarta fiera che a cui Skyway partecipa. E ci sarà una quinta fiera a Berlino il 21-22 settembre, dove sarà presentata l'Unicar. Quindi diciamo che Skyway quest'anno ha fatto tutte le più importanti fiere del mondo e quindi si trova in una posizione, diciamo, di avanguardia sulla tecnologia e sugli aspetti e le risoluzioni di tanti grossi problemi. Perché è un'opportunità Skyway? Perché nasce da un'esigenza di risolvere dei grossi problemi. I grossi problemi li conosciamo, sono il traffico, sono nel traffico nei paesi sviluppati, la congestione e la mancanza di infrastrutture e organizzazione nei paesi sottosviluppati, o per me, più che sottosviluppati, mi piace dire emergenti. Perché emergenti? Perché avranno una grande opportunità di superare, è un paradosso, ma di superare anche i paesi che sono più avanzati, perché non hanno il problema di dover affrontare problematiche legate a infrastrutture già esistenti. Se non ci sono, si possono fare nuove. E quindi il grosso problema è quello della congestione e delle infrastrutture mancanti. In secondo luogo, io ho notato in queste ultime settimane, soprattutto dove abito io, nella regione Emilia-Romagna, qui a Bologna, eventi tutti i giorni catastrofici. Ho vissuto personalmente una bomba d'acqua la scorsa settimana qui in centro Bologna. È veramente da paura trovarsi sotto a secchiate di acqua in pochissimo tempo. Pensate che con le finestre chiuse di casa pioveva dentro. Cioè l'acqua ha penetrato all'interno della casa nonostante le finestre fossero chiuse. Quindi il tempo oggi diventa molto pericoloso e pertanto nascono questi problemi. Ponti che si rompono, inondazioni, disastri nel settore industriale e quindi necessita proprio questo problema di una soluzione delle infrastrutture per lo spostamento. E quindi diciamo che è un altro aspetto importante da risolvere. E non dimentichiamoci il problema dell'inquinamento. L'inquinamento ormai sappiamo tutti che è il problema principale del mondo a livello mondiale. E quindi costruisci Skyway, salvi il pianeta è uno slogan forte, ma altrettanto importante, affinché costruendo infrastrutture sopraelevate da terra, questo può consentire a risolvere grossi problemi, evitare diciamo, paralizzazioni delle infrastrutture di movimento
nei casi estremi di inondazioni, venti gelidi, quindi tempeste di neve. Insomma, cerchiamo con questa soluzione di non paralizzare il paese in eventi estremi, quali anche il terremoto, tsunami, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i problemi che abbiamo e quindi dobbiamo risolverli. Lo smog, polveri sottili, le persone più sollecitate a questo problema sono i bambini. Muoiono migliaia di bambini in età anche prematura, devono, ancora quando devono nascere. Quindi diciamo che è un grosso problema, il problema delle polveri sottili che vengono assorbite dal nostro corpo, noi non siamo in grado di filtrarle, i filtri naturali del nostro apparato respiratorio non sono in grado di bloccare queste polveri sottili, altro non sono che atomi di metalli che non dovrebbero essere sospesi nell'aria, come il mercurio, come il piombo, ma purtroppo si trovano nello stato gassoso e quindi noi li respiriamo a danno di tutti i nostri organi. Quindi i problemi, lo smog, la congestione, i tempi di attesa per spostarsi da un'estremità di una città all'altra, l'aumento demografico ha portato a un aumento dei veicoli e il costo anche delle spedizioni delle merci, perché considerate che c'è anche questo grosso problema. Quindi diciamo che ci sono molte situazioni da risolvere. E quindi scusate, abbiamo tutta una serie di problematiche che con la tecnologia che si è evoluta in questi 200 anni abbiamo risolto, diciamo, parecchi problemi legati comunque alla velocità, ma abbiamo ancora il grosso limite delle infrastrutture. Parlando del paese Italia, non ci sono tutte le infrastrutture adeguate per l'alta velocità, ma questa alta velocità è migliorata in alcuni tratti, mentre soprattutto nel sud ci sono paesi dove c'è ancora un solo binario, quindi è veramente problematica la percorrenza e anche l'alto rischio di incidenti. E quindi diciamo che è un grosso problema. Quindi logicamente la tecnologia si è evoluta, ma le infrastrutture dei binari, per così dire, a terra, sono rimaste pressoché identiche. E quindi non c'è stato uno sviluppo in questi anni di linee nuove e quindi un aumento di superficie di linee per il trasporto ferroviario. La storia di Skyway parte dal lontano 1977, quando il signor Anatoly Yunitskiy ha cominciato a studiare i dispositivi per sollevare in orbita attorno alla Terra le merci, quindi milioni di tonnellate di merci, senza l'apporto dei razzi a propulsione, quindi evitando tanto carburante, tanto inquinamento e tanta pericolosità nel lancio di queste merci nello spazio. Ha poi studiato ancora per altri 10 anni, ma la sua visione qual è? La sua visione è quella di portare diciamo, la terra a una ribonifica, quindi migliorare la bonifica del terreno, quindi tornando un po' alle origini della terra, evitare la cementificazione e migliorare chiaramente la qualità di vita delle persone che ci vivono. E la sua visione, proprio una visione perché è ancora un pochino
un po' visionaria, appunto, quella di portare l'industrializzazione nel cielo, quindi nello spazio. Lo spazio è, no, lo spazio è spazio, quindi c'è tanto spazio, appunto, e chiaramente questa è un pochino la visione di Juninsky. Detto questo, comunque è partito con lo studio di diverse soluzioni di mezzi per il trasporto da 3 metri a 100 metri sopraelevato da terra. Vediamo però qual è il mercato dei trasporti. Al 2100 avremo una notevole differenza. Sostanzialmente oggi siamo arrivati all'apice della congestione delle strade, autostrade. Non sappiamo più dove posizionare queste strade. Questa è una foto molto simpatica nella quale potete notare come le strade sono costruite su più livelli perché non c'è più lo spazio. Quindi, se vogliamo, c'è già un'evoluzione di alzarsi da terra anche da parte delle strade. Ovviamente questo comporta costi, tempi, inquinamento, e quindi andiamo a gravare ulteriormente non solo il degrado ambientale della terra, ma tutto quello che abbiamo appena detto sui problemi. Quindi, un po' come dire, il fatto di essere arrivati all'apice, cosa significa? Significa che i chilometri di strada percorribili con veicoli su gomma è di 36,5 milioni di chilometri. Se notate invece la linea arancione che parte dal 1830, quando è partito il primo treno a vapore, questa linea pressoché è rimasta invariata. Cioè, cosa significa? Che le infrastrutture, le linee dei treni sono rimaste cioè non sviluppate. E questa tendenza rimarrà simile fino al 2100, quindi non ci sono previsioni di aumentare queste linee, ma la previsione è quella di partire ad oggi con delle linee Skyway che andranno a compensare la riduzione dei chilometri su strada. Questo dimostranza del fatto che Juninsky vuole ribonificare il terreno a scapito di quello che è stato il costo di cementificazione, di bonifica del terreno per fare strade e autostrade. Pensate che un metro quadro di strada con tutti gli strati di assorbimento dell'acqua quando piove e così via è di 1500. Non si vede niente, si sente solo la tua voce. Allora, è uguale per tutti? Allora, vediamo un po'. Forse Salvatore, io vedo che... No, io sento bene. No, io vedo. Allora, un problema. Bene, Salvatore, allora hai un problema tu, si vede. Prova a disconnetterti. Tutto ok, Marco, grazie. Bene, allora stavo dicendo, quindi il confronto tra il costruire una strada a 1500-2000 dollari al metro quadro e la ribonifica del terreno 30 dollari al metro quadro. Quindi questa è un pochino la visione di Juninsky. Ecco, la Skyway, la tecnologia. Chi è presente questa sera al webinar? C'è sempre qualcuno di nuovo. Riassumiamo che cos'è Skyway. È una tecnologia, un sistema innovativo in grado di trasportare merci, persone in sicurezza il più velocemente possibile in luoghi lontani e a volte anche inaccessibili, con un minimo impatto ambientale perché si va a ridurre al minimo la superficie utilizzata. Le linee sovrastanti i terreni non vanno a ridurre il terreno da coltivare, non ci sono ripercussioni sulla salute, anzi,
il movimento di questi veicoli è studiato affinché sia simile a quando una persona va a piedi, quando corre o quando va a cavallo. Quindi la frequenza di movimento di questi veicoli è simile a alle abitudini che noi possiamo avere. Per far sì che sia un viaggio confortevole, non ci siano problemi di star male, di vomito, nausea, anzi, è proprio un movimento naturale che le persone fanno tutti i giorni. E poi c'è il miglior rapporto costi-benefici. E quindi diciamo che c'è una maggiore attenzione delle istituzioni anche locali che hanno questi problemi di congestione delle persone che fanno i pendolari e si spostano e impiegano un'ora andare a lavorare, un'ora a tornare, quindi invece di fare 8, 7, 8 ore ne fanno 10, 9, 10 tutti i giorni. Quindi c'è un aumento dello stress, un aumento del rischio perché si è sempre sulle strade. E questo è un pochino il discorso. La tecnologia Skyway è basata su una rotaia innovativa dove l'elemento principale è un fascio di fili di acciaio che sono anticipatamente tesi. Questo fa sì che le linee hanno non ci sono interruzioni di linea, e queste linee sono ondulate, quindi c'è un movimento che non è rettilineo, ma è un pochino lievemente ondulato e quindi la tendenza è quella un pochino dell'oscillazione. Sempre nella logica degli studi legati alla frequenza con cui ci si muove. La superficie della rotaia è piatta dove ci ruota sopra una ruota d'acciaio, appunto, che muove i veicoli. Quindi i vantaggi di Skyway li abbiamo già visti, rispettano l'ambiente, sono economico rispetto a infrastrutture come la ferrovia, quindi è 2 volte più economico della ferrovia, 4 volte più economico dell'autostrada, riduce i costi della costruzione e anche della gestione. È sicuro, si aumenta la sicurezza perché ci sono sistemi di sicurezza antideragliamento e c'è soprattutto un aspetto importante: non ci sono incroci, si evitano le congestioni e ogni struttura è assegnata a una sola tipologia di veicolo e in una sola direzione, quindi non c'è possibilità di collisione. Abbiamo detto che è necessario sempre di più avere delle linee che sovrastano le condizioni climatiche, quindi alluvioni, terremoti, tsunami, vento forte, quindi dobbiamo essere in grado di muoverci, di non paralizzare un paese se c'è un evento atmosferico molto intenso. Possibilità di interconnettere i vari mezzi di trasporto già esistenti. Skyway deve essere comunque un collante tra le vecchie infrastrutture, anche se va detto che nelle città nuove, nelle città del futuro, non potranno coesistere con i trasporti del passato, mentre invece le città già esistenti devono comunque modificarsi e quindi interagire anche con possibilità di collegamento con Skyway. Vedete alcune immagini dove potete vedere grattacieli verticali dove le linee Skyway vanno a interfacciarsi perché questi palazzi diventano dei punti di scambio tra queste linee e quindi queste linee sono in grado di sovrastare delle città e quindi attraversare una città in modo veloce, sicuro, senza tempi di attesa. In alto a destra invece c'è una eco casa, come la vede Uninski, ma come tanti altri oggi vedono le case ecologiche a basso impatto, a basso consumo energetico, o meglio, case anche di classe A+, cioè cosa significa? Che invece di essere passive sono attive, cioè producono più energia di
di quella che serve per il fabbisogno giornaliero. E queste case sono tecnologicamente adatte per coesistere con la natura, quindi non ci sono più tetti spogli, ma ci sono terrazze con bosco, con giardini e così via. Mentre sotto in basso avete un punto di snodo tra trasporto urbano ed extraurbano. Quindi velocità di 500 km orari per l'alta velocità su stringa fissa, rigida, mentre invece abbiamo l'unibus a 150 km orari, che ovviamente trasporta meno persone, ma ha un utilizzo diverso da quello dell'alta velocità, quindi trasporto urbano e extraurbano. Tutto il mondo comincia a cercare soluzioni. Quali sono le soluzioni alternative a Skyway? Abbiamo l'Hyperloop, che è in fase di prototipo. L'Hyperloop costa decisamente molto di più di Skyway. E ovviamente l'Hyperloop ha delle condizioni per essere costruito che sono più vincolanti, perché deve essere rettilineo, non ci possono essere dei terreni, insomma, inaccessibili, e è molto più veloce di Skyway, perché raggiunge la velocità di 1200 km/h. Ovviamente questo ne comporta una minor sicurezza. E comunque sia, anche se va più veloce, ha dei tempi di latenza, quindi dei tempi di ritardo nella partenza e di ritardo nell'uscire dall'Hyperloop, a causa del fatto che è un mezzo che deve essere pressurizzato, quindi portato a una pressione molto bassa affinché possa muoversi velocemente. Poi c'è un'altra tecnologia che si chiama SkyTran, una tecnologia similare a Skyway per certi versi, è sostenuto dalla NASA ed è una tecnologia israeliana. Questa tecnologia naturalmente ha una velocità pressoché un pochino più bassa di quella di Skyway, ma non può fare dei tratti pendenti, quindi è sempre nella logica di un terreno, di una linea rettilinea, non ci possono essere grosse pendenze. Di fatto gli esperti dicono che Skyway andrà a occupare il 50% del mercato e il restante 50% se lo divideranno Hyperloop e SkyTran. Questo è un pochino un'analisi macro e tecnologica ed economica. Qui invece il confronto con altri tipi di trasporto. Se noi andiamo a valutare il capitale investito per fare un progetto, l'inquinamento dell'ambiente, quindi l'impatto ambientale dei dispositivi e dei mezzi di trasporto che ci sono attualmente rispetto a Skyway, le spese di manutenzione di esercizio e l'incidentalità nei trasporti, si può notare come il l'istogramma verde che rappresenta Skyway è sempre decisamente migliore rispetto a tutti gli altri. E questo fa notare, cioè comporta una grossa importanza. Da un punto di vista energetico, abbiamo la riduzione dell'attrito, quindi questo comporta di ridurre da 1100 kW di potenza a 9,2 kW. Questo significa che meno energia per muovere i veicoli, perché c'è un attrito, quindi una resistenza al movimento di 100 volte in meno. Quindi meno energia da sfruttare, quindi meno impatto ambientale, e la poca energia necessaria la possiamo oggi produrre con le fonti rinnovabili, quindi catturando il sole, energia solare, quella del vento, quella dell'acqua e altre fonti come il sistema a biomasse. E per quanto riguarda invece le infrastrutture, abbiamo un grosso vantaggio.
In sostanza, mentre un ponte tradizionale in cemento armato pesa molto rispetto al treno stesso che ci passa sopra o ai veicoli gomma, su gomma che ci passano sopra, e infatti il peso proprio della struttura presenta il 90% del carico, mentre per un ponte o comunque un'infrastruttura di Skyway va a incidere solo per il 10%, mentre il 90% è il carico dei veicoli che ci passano sopra. Quindi in sostanza le infrastrutture sono alleggerite, quindi sia in termini di materiali utilizzati, sia in termini proprio di infrastrutture stesse. La tecnologia stringa Skyway diminuisce di 15 volte la quantità dei materiali necessari e quindi di fatto anche i costi rispetto ad una struttura tradizionale, non solo, anche i tempi di costruzione. Quindi tutti questi fattori tecnici sono oggettivi per dire che Skyway va veramente considerato nel mondo del mercato dei trasporti. Qui la affidabilità e la sicurezza abbiamo già detto, c'è un sistema antideragliamento che aumenta di 10 volte in più la sicurezza rispetto a qualsiasi altro sistema. Questa è una diapositiva che mette a confronto la metropolitana con Skyway, in sostanza quali differenze importanti oltre alla velocità. I chilometri di percorrenza sono i tempi di attesa, che la metropolitana passa da 2 a 8 minuti, mentre Skyway, l'Unibus per esempio, può essere di 15-20 secondi. Teoricamente il minimo tempo tra un veicolo e l'altro sono 2 secondi, logicamente ci deve essere anche il tempo di salita e di discesa dei passeggeri. Il ritorno economico, quindi il ritorno dell'investimento di Skyway da 5 a 7 anni, mentre quello della metropolitana è più di 40 anni. Questo deve farvi capire, riflettere come andiamo a ottimizzare i costi e i benefici. Anche qui un altro esempio con la funivia, perché molti Skyway lo vedono come una funivia. In realtà c'è una notevole differenza ed è proprio quella della gestione, perché la vita dell'infrastruttura di Skyway è di 50-100 anni con il cambio delle ruote a 25 anni, mentre invece le funivie sappiamo che per chi va a sciare sappiamo che ci sono delle manutenzioni molto più frequenti. E dopo 6-8 anni va anche cambiato il cavo e ogni anno ci deve essere il collaudo e il controllo. E la velocità, la lunghezza ovviamente è diversa, 2-5 km la funivia rispetto ai 300 km di Skyway. Questo è per dire che ci sono notevoli differenze. Qui invece ho messo in evidenza il fatto che se noi andiamo in aereo in treno a San Pietroburgo da Mosca, sono 650 km, impieghiamo circa 3 ore, perché anche il volo in aereo ovviamente ci sono dei tempi di attesa, di atterraggio, di decollo, e quindi possiamo quindi ritenere 3 ore, quindi una velocità media di 220 km orari. Costo del viaggio lo possiamo considerare nel caso migliore di 50 dollari, anche se in realtà non è così. Comunque sia per dare un parametro minimo di 50 dollari. Bene, con una linea ad alta velocità progettata, come si può notare e vedere con Skyway, impiegherebbe non più 3 ore, ma 1 ora e 40 minuti, con una velocità media di 390 km orari. Il costo sarebbe non più di 50 dollari, ma solo di 8 dollari, energia più gestione. Con un volume di traffico che si può ipotizzare tra Mosca e San Pietroburgo di 50.000 passeggeri al giorno, il fatturato annuo sarebbe di 146 milioni di dollari, solo per una linea di
di collegamento tra due grandi città russe. Questo per dimostrare che Skyway va anche a ridurre le barriere per molte persone, quindi molte più persone potranno muoversi e quindi vedere più mondo, vedere più cultura, scambiarsi più opinioni e quindi da alimentare il turismo, perché l'infrastruttura Skyway è come abbiamo fatto anche a maggio la conferenza modica in Sicilia, dove è stata organizzata da persone squisite che abitano sul territorio, come Angelo, l'ingegnere che si occupa anche di agricoltura. Quindi queste persone hanno fatto questa conferenza e abbiamo messo in rilievo il fatto che per aumentare il turismo bisogna aumentare le infrastrutture e localmente sensibilizzare di più la mobilità elettrica, perché gli ambienti devono essere il più naturale possibile. Dobbiamo pensare di ridurre l'inquinamento e le persone devono avere la possibilità di andare a vedere questi luoghi. Ecco, qui avete le diverse tipologie di mezzi, quindi ci sono chiaramente i veicoli ad alta velocità che non sono ancora stati costruiti, quelli a 500 km orari, 500 passeggeri ogni veicolo e può raggiungere delle distanze di 10.000 km. Poi c'è le infrastrutture sono quelle rigide. Poi abbiamo il veicolo urbano, Unibus, 150 km orari, 7-8 persone minimo fino a 168 passeggeri, 250 km orari. Questo è per il traffico urbano e anche extraurbano. Poi abbiamo i veicoli leggeri, gli unibike, che hanno da 1 a 8 pa passeggeri, a seconda della tipologia, e quindi dipende molto anche dalle esigenze di quelle linee che vengono costruite. E poi abbiamo la linea del trasporto merci, quindi l'Unitrack, il cargo per così dire, di diversi modelli a seconda della tipologia di merce da trasportare, da 150 km orari a 10.000 km. Qui vedete alcune foto invece del parco, l'Ecotecnopark, appunto a Minsk, dove è imminente l'Ecofestival. L'Ecofestival è una grande manifestazione, al quarto anno, dove possiamo vedere e toccare con mano le linee che sono state già costruite, certificate. Se pensate che l'Ecotecnopark è cominciato nei lavori nel 2000, fine 2014, inizio 2015, e oggi siamo in conclusione di tutti i lavori che erano stati previsti, ad eccezione della linea ad alta velocità che è stata diciamo dirottata negli Emirati Arabi con un accordo importantissimo con gli arabi stessi, che hanno sottoscritto in aprile, quindi lo scorso aprile. Ecco, queste sono foto vere, non sono fotomontaggi di nessun tipo, è tecnologia vera, tecnologia collaudata con tante certificazioni. Ecco, l'Unibike qui è mostrato che può essere a un posto fino a 8 posti ed è un trasporto urbano che può essere utilizzato anche in contesti turistici e può essere spinto o mosso anche con dei pedali. Quindi è diciamo il veicolo più sostenibile che ci possa essere. L'Unibus invece ha delle caratteristiche di capienza e di peso mostrate in questa slide. L'Unibus o Unicar è quello che sarà presentato dal vivo alla Fiera di Berlino a settembre. Ecco, l'Ecotecnopark è partito da una fase iniziale del 2014.
ed è stato realizzato in fasi, in tappe. Oggi siamo alla fase 12, chiaramente mancano 3 fasi alla conclusione, ma sono fasi molto ravvicinate e prevedono sia la raccolta di fondi, perché è stato scelto da Uninski il crowdfunding, cioè la raccolta di fondi da parte di cittadini, imprese. E in cambio viene riconosciuto delle quote di partecipazione, perché sappiamo benissimo che, vi volevo far vedere, sappiamo benissimo, andato avanti, che chiaramente. Allora, che chiaramente la costruzione di queste linee necessita di fondi, e quindi questi fondi vengono riconosciuti da chi fa delle donazioni con delle quote. Queste quote sono state calcolate sulla base del know-how, dell'innovazione, attraverso un valore stimato di 400 miliardi 800 milioni rotti di valore, quindi è un valore intellettuale, tecnologico, che è stato convertito. Queste quote avranno un valore nominale di $1 e quindi sono altrettante 400 miliardi 800 milioni rotti di quote. Quindi il valore di questo progetto è stato suddiviso in quote da $1 nominale quando uscirà l'azienda in borsa. Quindi le tappe prevedono non solo la distribuzione, quindi la raccolta di fondi, ma anche delle fasi esecutive di lavori, costruzione delle linee, dei veicoli, i test, la sicurezza, i certificati, tutta una serie di aspetti molto importanti. Dopodiché c'è in questo momento la conclusione di questo Ecotecnopark, qualche mese e poi sarà concluso. Si partirà poi con il primo progetto esecutivo che verrà fatto molto probabilmente, non c'è ancora l'ufficialità, ma negli Emirati Arabi, dove è stato stipulato appunto un contratto importantissimo. Qui vedete alcune fasi dei test, pensate alle prime infrastrutture per verificare il sostegno delle infrastrutture stesse, il 2001-2009, quindi c'è stata una fase di costruzione per far sì che si potesse dimostrare che le infrastrutture sorreggono dei carichi molto, molto elevati. È stato utilizzato un camion da guerra e a dimostrare appunto del fatto che c'è questa infrastruttura che di per sé sembra molto leggera, ma è al tempo stesso sostiene dei carichi molto decisamente molto più pesanti. Quindi questa prima infrastruttura è stata costruita nel 2001 e quindi questo è l'Ecotecnopark, una foto dall'alto, ovviamente foto di progetto. Come è stato fatto questa raccolta dei fondi? Ah, non solo dai cittadini, dalle imprese, ma anche dai paesi che hanno sostenuto, aderito e creduto in questo progetto. I paesi, l'Unione Europea, l'Australia, la Russia, gli Emirati Arabi stessi, Vietnam, Bolivia, hanno stanziato dei fondi, dei soldi, per un totale di circa 180 miliardi di dollari. Gli altri 200 miliardi di dollari, 210-220, sono stati raccolti in questi 3 anni sui cittadini. Mancano ancora poche quote alla distribuzione, appunto perché siamo in fondo a questo progetto. L'Ecotecnopark è situato appunto in Bielorussia e ci sarà modo di vederlo per tutti quelli che verranno all'Eco Festival. È un evento importantissimo dove tocchiamo con mano quello che abbiamo costruito tutti insieme e avrete una grande consapevolezza, quella di vedere e di conoscere Juninsky, una persona veramente eccezionale. Questo Eco Technopark, la vetrina nel mondo, è una la vetrina
dove l'anno scorso ha diciamo, ricevuto delle importanti delegazioni e delle autorità per oltre 50 paesi al mondo che hanno toccato con mano le infrastrutture e le certificazioni di questi progetti. Queste sono diverse tipologie di trasporto urbano, merci e alta velocità che hanno caratteristiche diverse a seconda del progetto che viene generato. Questa è una foto dall'alto, ancora diciamo l'anno scorso, anche prima, quando mancava ancora la maggior parte delle linee, dei pali di sostegno, e qui ci sono dei particolari dei veicoli, delle infrastrutture che sono posizionati in questi puntini blu. Questa invece è una foto, quella in alto è una foto vera, reale, dove vedete che c'è l'unibike sospeso a un'altezza molto più elevata rispetto alle altre due linee ed è una struttura stringa leggera. Poi c'è la semirigida, quella centrale, e la rigida, quella lontana, dove ci sono i pali doppi. Sotto invece vedete un'immagine virtuale dove ci sono le tre tipologie di linea che hanno permesso di certificare le linee stesse e i mezzi e i test per muoverle. L'utilizzo di energie solo rinnovabili naturalmente è la prima diciamo esigenza. Qui vedete la foto di Junisky con Sergei Sibiryakov, è un investitore importante che appunto erano sotto all'infrastruttura che sostiene l'Unibus sulla struttura rigida dove sopra ci può passare l'Unitrack, cioè i mezzi pesanti con tipo i container, o l'alta velocità. Chiaramente a Minsk questa linea è di circa 2 km, non si è andato oltre per arrivare a 16 km, che è la lunghezza minima necessaria per fare i test dell'alta velocità. Verrà realizzata di 25 km negli Emirati Arabi. L'Unitrack, appunto, questo invece è il trasporto merci, è un'immagine reale della linea Unitrack, che proprio in questo ultimo mese è stata certificata su tutti gli aspetti più importanti. Ecco, questa è una slide molto interessante, sempre riguardo l'Unitrack, ma in generale il trasporto merci. Perché? Perché voi potete notare come in ordinata, quindi nell'asse, nella linea orizzontale, abbiamo il tempo. Invece nella linea verticale abbiamo i costi. Allora, i costi sono inversamente proporzionali al tempo, quindi più alto è il costo e minore è il tempo. Più alto è il tempo, minore è il costo. E su questa, diciamo, linea abbiamo i diversi mezzi di trasporto che tutt'oggi si utilizzano. Si parte dall'aeroplano fino ad arrivare alla nave. Bene, Skyway si posiziona al di fuori di questa linea, dove diciamo passa attraverso tutti i punti principali delle diverse tipologie di trasporto e si posiziona decisamente in un basso tempo di consegna e un basso costo di spedizione delle merci. Quindi Skyway ha la meglio su tutti gli altri mezzi. Quindi questa è una slide molto interessante per chi ha mezzi di trasporto, chi si occupa di trasporti, perché diciamo che Skyway vince su tutti in termini di tempo e di costi. Questa è una simulazione di trasporto merci in un punto di carico e scarico merci. Questa è un'altra foto sempre simulativa che può far vedere come nelle zone vicino ai porti e alle raffinerie ci può essere il trasporto delle merci direttamente in nave, direttamente in nave come in questo caso, come in questa simulazione. Quindi diciamo che Skyway può trasportare anche i container,
E quindi abbiamo più sicurezza, meno costi, meno tempo, ovviamente il meno che uno potrebbe evidenziare che abbiamo meno, ovviamente meno lavoro. In realtà, oggi la tecnologia ci può aiutare, può migliorare le tipologie di lavoro, quindi non è che si perde posto di lavoro, si cambia tipologia di lavoro. Quindi pensate che negli ultimi 15-20 anni sono nati 7 lavori su 10 che non esistevano. Quindi questo è importante. Far notare che il lavoro non è che si perde, ma cambia. E l'aspetto importante che UNISCHI porta avanti e che anch'io sostengo è diciamo, la collaborazione tra università e aziende in modo di creare partnership per lo sviluppo e quindi portare anche i giovani verso il lavoro che ci sarà, quindi portarli ha degli strumenti fondamentali. Quindi ci sono diverse applicazioni anche negli spazi pubblici e così via. Skyway è diventata una realtà importante, in 2 anni ha raggiunto un numero di personale molto alto, 420, che si occupano appunto di tanti aspetti e soprattutto l'elemento fondamentale è lo sviluppo della tecnologia. La progettazione delle linee, ci sono già 10 linee pronte per essere costruite e si partirà molto probabilmente quest'anno con la prima linea. L'ecoufficio, le ecotecnologie e quindi città lineare, rinverdimento. Cosa vuol dire? Che anche negli ambienti del lavoro bisogna pensare di migliorare diciamo, l'ambiente. Quindi migliorare l'aria che si respira attraverso l'utilizzo anche condiviso di queste piante che rigenerano ossigeno. Naturalmente devono essere studiate quelle piante che ovviamente non generano allergie ai propri dipendenti, come sono allergico anch'io, quindi ho premura di dire questo. Ecco, questa è una foto dimostrativa dove potete vedere le diverse tipologie di trasporto che possono essere sospesi e appoggiati. Quindi una linea è quindi diciamo comunicazione verticale, quindi come se fossero due linee, ma in verticale, e quindi più linee in orizzontale generano una molteplicità di trasporto, anche se vogliamo molto diverso tra loro. Queste sono alcune foto della fabbrica. Questo è l'unicar arrivato all'Ecotecnopark per i test sulla linea, che è andato a buon fine anche questo. E qui ci sono certificati che ufficializzano, documenti che ufficializzano come Skyway è riconosciuta una tecnologia innovativa da parte della Federazione Russa, del Ministero dei Trasporti. Questo è un certificato per la gestione del sistema secondo l'ISO 9001-2015 della TUV, che è una delle maggiori aziende che riconosce questi certificati. Skyway fa parte dell'Associazione dei Trasporti Pubblici, la UITP, dal 13 febbraio 2018, quindi è entrata di diritto diciamo, in questa associazione. Skyway è stata anche riconosciuta come la tecnologia dell'anno, quindi diciamo che ci sono molti aspetti importanti. Ecco, la cosa fondamentale per lo sviluppo di Skyway nel mondo sono le patenti, o meglio i certificati che riconoscono a UNISCHI che questi mezzi di trasporto possono essere utilizzati nel trasporto a secondo livello. Pensate che UNISCHI ha chiesto già al Ministero dei Trasporti russo di creare un regolamento per il trasporto di secondo livello, o meglio il trasporto in aria e non più al suolo. Quindi questo è un certificato pensate degli Stati Uniti d'America che ha rilasciato UNISCHI. Questi sono certificati del governo dell'India.
Sembrano uguali, in realtà sono diversi perché ovviamente i mezzi, i veicoli sono diversi. Questi sono altri certificati dell'Ucraina. Esistono altre tipologie di certificati, che altri elenchi che non ho messo qui, in evidenza. Skyway, come dicevo all'inizio, ho già percepito che si parla sempre di più di Skyway, le persone cominciano a vederlo già, molto di più su YouTube, su video, su conferenze. Oggi c'è stata una conferenza importantissima, in Calabria, dove si è parlato di Skyway come collegamento fondamentale per avvicinare, intanto la Sicilia alla Calabria, e la Calabria verso il centro e nord Italia, perché con delle infrastrutture di questo tipo noi ravviciniamo i paesi e aumentiamo le persone, i turisti che possono visitare questi territori e i territori stessi possono usufruire di un maggiore sviluppo economico. Bene, questa rivista, la Clean Technica, afferma, parla di innovazione e di sostenibilità ambientale, dice anche che gli Emirati Arabi si stanno spostando verso mercati, innovativi, non più sul petrolio, ma sul trasporto innovativo. Ci sono anche apprezzamenti, certificati di apprezzamento anche da parte della Railway Tech Indonesia, che appunto ha riconosciuto Skyway Technology come una, tanto un ringraziamento per aver partecipato all'Expo, appunto in Indonesia, ed è stata la seconda fiera internazionale sui treni, sulla tecnologia e sui sistemi e servizi legati appunto a questi trasporti. E quindi c'è stato un apprezzamento per la tecnologia Skyway come una tecnologia innovativa e risolutrice di grossi problemi. L'esibizione di Skyway alla Mostra della Città del Futuro al World Trade Center a Dubai in aprile, ne abbiamo già parlato, e dopo questa conferenza, questa esibizione, c'è stato un importante accordo. Gli arabi praticamente sono entrati nel progetto, hanno assorbito la fase 11. Cosa significa? Si sono impegnati con 25 milioni di dollari per entrare nel progetto e quindi hanno assorbito un'intera fase che è la fase di distribuzione di 3 miliardi di quote. Ecco, quindi gli arabi proprio sono entrati in questo progetto, vogliono realizzare la prima linea prima ovviamente del 2020, quando ci sarà l'Expo. Se non ricordo male, credo che sia proprio l'Expo. Questo è il progetto, che appunto getta le basi per una nuova infrastruttura globale, con una linea di 25 km e su un territorio di 22 ettari, e anche una linea più leggera di 2 km. Questo polo tecnologico andrà a sviluppare l'alta velocità e la linea, ovviamente anche merci con i container trasportati da Skyway. Quindi Skyway, vi dovete mettere in testa che Skyway non è solo una semplice linea di trasporto passeggeri o merci, ma Skyway è un sistema, un ecosistema, dove si parlerà, di Internet delle cose, cioè una rete, mondiale dove si trasporterà non solo, merci, non solo passeggeri, non solo animali, ma anche energia, può essere acqua, può essere comunicazione, servizi, quindi tutto quello, abitazioni, tutto quello che si può pensare di trasportare in una rete globale. All'Eco Festival, invito tutti quelli che sono ancora in dubbio se venire o non venire, di certamente essere lì presenti, perché saranno presentate innovazioni nuove, sarà un momento di incontro, di riflessione, di scambio di opinioni.
Si parlerà di droni per costruire le linee, si parlerà di macchine e mobilità elettrica. Pensate che Uniski si è ripromesso di costruire una macchina ad hoc per le persone che hanno limitato movimento, quindi i diversamente abili. E questo bisogna dare atto alla sua grande capacità di voler migliorare la vita di chi non ha potuto usufruirne al 100%. E soprattutto cerca di ottenere soluzioni che oggigiorno non sono ancora presenti sul mercato. Quindi l'internet delle cose, energie rinnovabili al 100% e trasporti di secondo livello costituiscono l'anello di congiungimento per il rispetto ambientale, per far sì che la Terra la riportiamo in una situazione migliore rispetto ad oggi. Proprio l'internet delle cose, vi faccio notare come la struttura stringa è costituita qui in basso da due tubi, uno bianco e uno azzurro, proprio per far sì che si possa ragionare anche sul discorso che questa diventa anche una rete internet, una rete di comunicazione, quindi una nuova internet, l'internet chiamatela 4.0, 5.0, come volete, e anche il trasporto dell'energia. E queste due fasi qui sono previste nella fase 12, quindi nella fase di test anche per il trasporto della comunicazione e dell'energia. Ecco, questa è un pochino la visione di Uniski. Sì, Maurizio, trasporta anche l'acqua, cioè tutto quello che possiamo pensare di trasportare lo possiamo vedere su un'infrastruttura di Skyway. Quindi il trasporto acqua ci permetterà anche di evitare grandi sprechi d'acqua, come ci sono soprattutto in Italia, perché ci sono le tubazioni rotte, vecchie e così via. Quindi la visione di Uniski è quella di elevare le industrializzazioni nello spazio. Può essere un'utopia, può essere un sogno, può essere un film. Diciamo che l'idea c'è, poi quando sarà realizzata ci vuole ancora del tempo. Chiaramente Uniski sta facendo delle cose molto molto importanti. Quindi avremo dei punti diciamo importanti di raccolta dove ci sarà Uniski con le sue infrastrutture che porterà il trasporto a 360 gradi, avremo un sistema di blockchain. Adesso nei prossimi webinar approfondiremo anche e capiremo meglio che cos'è questa blockchain. Blockchain è una tecnologia che permette di certificare pubblicamente un passaggio, un trasporto che può essere un trasporto di dati, di informazioni in generale, e questo trasporto, questa transazione, una volta terminata, viene certificata, pubblicata e condivisa con più persone. Quindi non è un sistema centralizzato dove c'è un controllo unico, ma è decentralizzato dove il controllo è pubblico da tante persone. La blockchain è appunto fondamentale per tutta una serie di gestione di tanti dati legati appunto a una rete globale. Qui alcune fotografie di accordi importanti che sono stati fatti in questi anni. L'Australia prevede di costruire circa 40.000 km di linee. E altri accordi con l'India l'anno scorso a febbraio per 922 milioni di dollari. Pensate che per l'India abbiamo già 10 progetti pronti per essere eseguiti, naturalmente su tipologie di trasporto che sono certificate, ovviamente.
E qui riunisci con il Dalai Lama che ha incontrato, e il Dalai Lama stesso ha riconosciuto come Skyway sia una tecnologia che sposa l'ambiente, che non impatta sull'ambiente e che può essere costruito anche nei suoi territori. Qui ho riassunto un pochino il progetto della Repubblica di San Marino, è un progetto che è in fase di progettazione. C'è stato un sopralluogo dei russi per fare appunto il progetto di questa linea. Quindi sarà una linea di 9 chilometri, 8-9 chilometri da San Marino Basso, Rovereta, fino al punto quasi più alto. Saranno previste tre stazioni, una in partenza, una intermedia e una in arrivo. E molto probabilmente è un progetto che potrebbe andare in porto, quindi siamo molto fiduciosi di questo perché la Repubblica di San Marino è un simbolo nel mondo che potrebbe essere all'avanguardia con la tecnologia. Naturalmente, cosa abbiamo detto in precedenza? L'Ecotecnopark è stato costruito con l'apporto dei fondi dei vari paesi che hanno sostenuto questa tecnologia, sulla fiducia, diciamo così, ma è stato sostenuto anche da numerosi cittadini. Abbiamo raggiunto 1 milione di persone che hanno condiviso questo progetto. E ovviamente chi versa denaro per finanziare questi progetti di questa società di start-up ha in cambio delle quote che sono delle pseudo-azioni, non sono proprio azioni perché le azioni avrebbero una contrattazione pubblica. In questo caso non è ancora una contrattazione pubblica, va detto che per ogni dollaro vengono date da un minimo di 17 ad un massimo di 80 quote. Quindi in questa fase qui abbiamo uno scambio: a fronte di una donazione in soldi vengono date di queste quote. Queste quote non hanno una valenza, una garanzia né in questa fase, ma è intrinseco al fatto che hanno già acquisito valore. Considerate che l'Ecotecnopark, in cui è stato speso circa 250 milioni di dollari, oggi ne vale già 1 miliardo, quindi vale 4 volte quello che è stato speso. Quindi diventiamo anche coproprietari di una società globale che divulgherà dei dividendi. Quindi i dividendi non sono dividendi a vita, ma sono dividendi per tutta la durata in cui possediamo queste quote. E quindi investiamo su una proprietà intellettuale molto importante che va a risolvere grossi problemi. Qui la prima tesi in Italia che parla di Skyway, della signorina Rossella Tamara, che ha fatto una tesi sul degrado ambientale e la mobilità sostenibile, pensando a un discorso di infrastrutture con Skyway. Ha avuto il benestare anche della professoressa Donatella Privitera, che il nostro Antonio Rancati ha, diciamo, incontrato e si è congratulato per questo ottimo lavoro. Ovviamente queste collaborazioni con l'università sono fondamentali proprio per avvicinare i giovani a nuove tipologie di lavoro e a nuove tipologie di sviluppo. La fase 12, siamo nella fase 12. La fase 12 abbiamo già detto che prevede 3 miliardi di azioni da distribuire. Temo che siano quasi completate, non è ancora invece completato quello che riguarda tutti i test delle varie tipologie di trasporto. Quindi le fasi sono appunto più lente sui lavori da eseguire, sulle fasi di test, più che la distribuzione delle quote. Le quote nella fase 13 avremo 2 miliardi di quote da distribuire, in fase 14 1,5 miliardi, così pure in fase 15.
Totale, quindi siamo circa sugli 8 miliardi ancora, 7-8 miliardi rispetto a 133 miliardi di quote che sono state messe a disposizione per essere distribuite a fronte di fondi che sono stati raccolti per l'Eco Technopark. In questa slide, in questa diapositiva, potete notare come in questo schema blocchi ci sono diversi numeri. Abbiamo il Global Transport Investment, che è la società con il patrimonio intellettuale di 400 miliardi e 867 milioni di dollari. E questo patrimonio è stato suddiviso nella società Uninsky Corporation, che ovviamente la Uninsky Corporation detiene il 66,67%. La Uninsky Corporation è la Skyway Technology che possiede appunto la tecnologia, le innovazioni, i brevetti di Uninsky. Pensate che ha fatto più di 140 brevetti e invenzioni. E poi chiaramente una parte di queste quote della Uninsky Corporation sono state messe a disposizione della Euro-Asian Rail Skyway System Holding 2 per un importo di circa, non di circa, preciso, di 73 miliardi 492 milioni 362 mila 716 quote, di cui il 50% sono state distribuite alle persone che hanno partecipato per la raccolta dei fondi dell'Eco Technopark. Il restante 50 verrà messo nell'offerta pubblica iniziale nel 2019. Altre quote sono state assegnate all'Euro-Asian Skyway System Holding, che poi le ha distribuite ai partecipanti al progetto dell'Eco Technopark, e il restante 50 verrà messo in offerta pubblica iniziale. Quindi diciamo che il patrimonio intellettuale di questa tecnologia, di tutto questo sistema di innovativo di trasporto, è di 400 punto miliardi 867 milioni 433 mila dollari. Qui notate le tempistiche. Abbiamo che la fase 15 molto probabilmente termina quest'anno, ottobre, novembre, c'è chi dice, uno a caso Uninsky anche prima, ed è la cessazione degli investimenti per l'Eco Technopark. A questo punto uno potrebbe farsi questa domanda: ma allora finisce tutto il discorso, il progetto di Skyway, semplicemente sull'Eco Technopark? No, è un punto di partenza importante perché inizieranno a raccogliere i fondi per costruire i progetti già convalidati, e pronti per essere costruiti. Quindi di fatto si andrà a sostenere dei progetti che sono già convalidati per essere eseguiti. Non si raccolgono fondi per poi dopo forse si deciderà di fare un progetto. No, il progetto è già convalidato, è già pronto per essere costruito, e allora si parte con la raccolta dei fondi. I fondi verranno convertiti in token, che andranno poi a formare la criptovaluta, e quindi sarà un secondo modo di avere un potenziale economico con questa moneta, questa criptovaluta, che andrà a sostenere i progetti direzionali nei vari paesi. Questo sistema di raccolta dei token prevede, non c'è l'ufficialità, ma molto probabilmente verrà lanciato con l'Eco Festival, quindi un'altra cosa importantissima. E questi token avranno un valore di un centesimo di dollaro, e se notate in questa linea blu, vediamo se riesco.
Allora, questa linea blu naturalmente cosa vi fa vedere? Vi fa vedere che il valore di questi token aumenta in poco tempo rispetto alla linea rossa che è il valore delle azioni nel mercato. Quindi l'IPO, l'ingresso pubblico nel mercato 2019, e ovviamente queste azioni avranno un aumento più lieve rispetto al valore di un token che diciamo è quello che rappresenta oggi l'EICO, quindi l'offerta iniziale pubblica della criptovaluta. Quindi potremo andare a alimentare una serie di progetti attraverso la blockchain, che è la blockchain è stata sviluppata da una società di sviluppatori. La blockchain diventerà insieme alla Skyway Capital un'unica società che si chiama Worldwide Fund EcoWorld, se non ricordo male, e quindi sarà fusa la blockchain con la società che ha sviluppato la blockchain con Skyway Capital. Si potrà andare a finanziare qualunque progetto direzionale nei vari paesi che hanno sottoscritto già degli accordi importanti, quali India, 10 progetti, Emirati Arabi, Svizzera, ci sarà Repubblica di San Marino, altri progetti in Italia e via dicendo. Quindi abbiamo un enorme vantaggio, un'enorme possibilità di aumentare il nostro potere d'acquisto. Quindi, no, quando ho detto un'opportunità che capita una sola volta, in realtà non è una sola, ma alcune, in questo cambiamento, in questa fase dell'epoca mondiale, ci sono enormi possibilità simultanee. E Skyway le raggruppa proprio in due contesti diversi. Chi ha le azioni e le tiene avrà dei dividendi, chi acquisterà, sosterrà dei progetti direzionali avrà delle monete poi spendibili sul mercato. Pensate che l'obiettivo di Skyway è avere una moneta che ha potenzialmente un obiettivo di arrivare tra le prime 5 al mondo. Quindi pensate che vantaggio avremo quando verrà lanciata questa ICO. Ci sarà una fase iniziale che è ancora prima della prevendita, dove noi avremo la possibilità di entrare con il maggior vantaggio. Poi ci sarà una fase di pre-ICO, dove potranno entrare anche altri, e poi ci sarà quella pubblica dove chiunque potrà partecipare a questi progetti. Bene, qui ho fatto una valutazione per darvi un esempio un pochino di quanto potrebbe essere un dividendo, perché uno dice, ma sì, ma il dividendo quanto è? 10 euro, 100 euro, 1000, 1 milione, non si sa. Allora io ho fatto un'ipotesi, questa ipotesi non ha nessuna garanzia, nessuna valenza, però chiaramente per darvi un'idea. Allora, il progetto parte da un valore di 400 miliardi di dollari, e che sono 400 miliardi di quote. E qui uno potrà possedere quelle che ritiene più opportuno, quello che può realmente ottenere, ma di fatto ho messo un'ipotesi di 100.000. Allora, 100.000 quote. Rispetto alle quote totali è uno 0,0002%. Se il fatturato di utile di Skyway è 1 milione di dollari, avremo un dividendo annuo di 249 dollari. Se invece il fatturato di Skyway lo vediamo qua, è di 10 miliardi, quindi 10 volte tanto, avremo 2.495 dollari. Viceversa, se invece abbiamo più quote con un fatturato di 1 milione di dollari, avremo 2.495 dollari. Viceversa, se aumenta di 10 volte tanto il fatturato, avremo 24.946 dollari. Quindi l'importanza di avere delle quote diventa anche questo, quello di poter percepire, usufruire di maggiori dividendi.
Qui non è stato evidenziato, lo dico sempre ai webinar, ma lo devo aggiungere, me lo sono annotato, ma non ho avuto il tempo, che le quote, 1 milione, 100 milioni, quello 10 milioni di quote, hanno comunque un valore intrinseco, perché se noi le andremo a scambiare sul mercato, possono avere un valore che può essere 1 dollaro, 5 dollari, 10 dollari. Quindi avremo due possibilità, quello del valore della quota in sé, dell'azione, e i dividendi che vengono generati dal fatturato e dalle quote, dalle azioni possedute. Quindi consiglio vivamente a tutti. Complimenti per aver condiviso il progetto, sostenuto il progetto, complimenti per avere tante quote, ma soprattutto pensate anche alle generazioni future, ai propri figli, nipoti, e quindi distribuite quote anche a loro perché saranno significative e importanti, soprattutto per una crescita del nostro potere economico, aiutando la terra, l'ambiente, mettere in sicurezza i trasporti e così via. Quindi facendo del bene al pianeta Terra, noi usufruiremo di questo. Qui abbiamo una tabella che vi permette di capire fase 12, abbiamo uno sconto, lo sconto aumenta man mano che aumentano i depositi. Quindi il primo minimo deposito è di 15 dollari, abbiamo uno sconto di 17, quindi significa che 15 dollari per 17 mi dà 255 quote che diventeranno poi a tutti gli effetti delle azioni, al valore di 1 dollaro nominale iniziale per poi salire. E se noi acquistiamo, facciamo un esempio, 1000 per 1000 dollari, abbiamo 45.000 quote, che è come se noi le pagassimo 0,0222 dollari per ogni quota. Il valore del pacchetto in dollari ingresso nel mercato sarà 1 dollaro, chiaramente, quindi potenzialmente questo valore qui di 1000 dollari diventa 45.000 dollari, spendibili poi non subito, ma chiaramente con una maturazione delle quote e così via. Quindi man mano che saliamo abbiamo degli importi decisamente diversi, con degli sconti in progressione, fino ad arrivare a uno sconto di 80, cioè per ogni dollaro abbiamo 80 quote. Consiglio vivamente di guardare questa tabella e tutti, proprio tutti, anche quelli nuovi che sono questa sera presenti al webinar, di scegliere quale è la vostra possibilità, cioè non dovete esagerare, dovete scegliere quello che potete misurare con le vostre possibilità, ma scegliete di entrare in questo progetto. E chi ha già scelto, lo invito a pensare al discorso dei dividendi, perché più quote io ho e maggiore sarà il mio dividendo, che può essere da 249 dollari a 249.459 dollari all'anno. Ok? Quindi man mano che saliamo con un numero di quote e in proporzionato all'utile, avremo anche dei dividendi molto interessanti. La promozione per i nuovi sostenitori a Skyway chiaramente è di avere un 10% di quote in più, a prescindere di qualunque sia il pacchetto, se entro la 7 giorni dalla registrazione si sceglie la donazione, quindi il pacchetto stesso. Non è necessario pagare per intero il pacchetto perché ci sono anche dei pacchetti dilazionati, ma d'altro canto, entro i 7 giorni abbiamo una promozione del 10% che per 1000 dollari sono altre 4500 quote, che subito uno potrebbe dire, vabbè, 4500 quote per 0,022 sono un valore, se vogliamo, anche piccolo, però è chiaro che cioè, nel tempo può diventare molto interessante, molto importante anche avere 4500 quote in più.
Qui abbiamo la storia dei certificati, no? Una volta che si completa il pagamento c'è l'emissione del primo certificato, poi le quote vengono trasferite dalla First Skyway Invest Group, che è diciamo, quella che gestisce la raccolta dei fondi e consegna le azioni ad Eurasian Rail Skyway System Holding Limited. E vengono passate alla Unisky Corporation e poi definitivamente viene emesso il certificato completo. Qui esempi di certificati di aziende importanti, quindi non è solo una cosa strana avere certificati di Skyway, perché tutte le grandi aziende hanno fatto questo percorso. Questa diapositiva è per farvi vedere la logica. Con 1000 dollari cosa potete fare oggi o 1000 euro? Potete acquistare della tecnologia, computer, andare in vacanza, investirli in borse, in azioni, in obbligazioni, ma questi 1000 dollari non mi cambiano la vita, quindi lavoro comunque, continuo a lavorare e anche a una certa età dovrò continuare a lavorare, perché questi 1000 dollari non mi fanno la differenza per avere una pensione degna di nota. Se viceversa penso di dire, beh, questi 1000 dollari invece di scegliere questa parte di sinistra, prendo delle quote Skyway, potenzialmente queste quote Skyway, a seconda del valore che andranno a generare, mi potranno aiutare a fare diverse cose, acquistare un'automobile, una casa ecologica, girare il mondo, ma potrò anche con i dividendi a vita, nel senso che li avrò fin tanto che avrò le azioni, potrò generare una pensione anticipata degna di nota, solo perché ho direzionato 1000 dollari invece di associarli a queste spese, associarli al progetto Skyway, che è un'enorme innovazione tecnologica. Qui due grandi nomi, Google e Apple. Per dire cosa? Che Google era semplicemente un'idea, è stata riconosciuta come ovviamente un'idea molto fruttuosa. Perché? Perché con 10 dollari in 16 anni si è raggiunto il valore di 100.000 dollari. Anche la Apple è un marchio molto importante e quindi riconosciuto. Bene, qui sono andato su internet e sono andato a trovare una società di consulenza che si chiama Brand Financing, che ha reso noto la classifica 2018 dei 500 marchi di maggior valore al mondo. L'elenco di questo ha preso in considerazione gli investimenti in marketing, la percezione del marchio da parte degli stakeholder, cioè gli investitori, e le performance sul mercato. Allora, notate quello che ho evidenziato in rosso. I risultati confermano che la tecnologia, come lo scorso anno, rappresenta la forza trainante dell'economia con il 23% del totale dei marchi rappresentati, seguita da banche con il 14% e telecomunicazioni l'11%. Quindi potete notare già da questi dati che si evince che la tecnologia è la forza trainante dell'economia per il 23% del totale dei marchi rappresentati. Quindi il valore delle imprese tecnologiche contemporanee è pari a quello delle telecomunicazioni, retail e automotive sommati insieme. Vabbè, poi si parla dell'Italia, i vari gruppi si trovano in posizioni molto lontane dalle prime, Ferrari al 259esimo posto, poi abbiamo le Poste Italiane al 366esimo e così via, TIM al 178esimo, ma quello che ho messo in evidenza è questo qua. Praticamente l'economia, la forza di trainante dell'economia è per il 23% dalla tecnologia. Se poi noi adesso andiamo a vedere i vari marchi, vediamo che il primo in assoluto è Amazon, quindi e-commerce, quindi ha scavalcato Google, Apple è la prima posizione, con un più 42%, quindi l'Amazon si avvale dell'e-commerce, quindi l'acquisto online, e ha un fatturato di 150.811 milioni di dollari.
Quindi cosa significa? 150 ed è il primo marchio, poi c'è l'Apple, Google, Samsung, Facebook, AT&T, Telecomunicazioni, Microsoft, Verizon, Walmart e CBC. Bene, fate questa considerazione. All'inizio, cioè, all'inizio, poco tempo fa, vi ho parlato del valore intellettuale del progetto Skyway, che è di 400 miliardi e 800 milioni. Quindi solo l'idea è 400 miliardi, quindi pensate che il trasporto andrà a coprire una buona fetta di fatturato e si parla di trilioni di dollari, quindi mille miliardi, quindi nell'ordine di grandezza dei mille miliardi. Quindi rispetto a questi marchi è ancora più evidente il fatto che Skyway è una cosa geniale. Questo per dire tutto. Bene, l'Eco Festival, sono stati acquistati circa 1.000 biglietti, siamo già oltre i 3.000. L'offerta speciale per gli ospiti dell'Eco Festival è quella di scegliere le strutture che sono dentro alla vostra area personale. C'è un codice promozionale che vi permette di ridurre le tariffe del 30% più o meno. L'iniziativa è un concorso di buone azioni da parte di Skyway, c'è un montepremi di 250.000 quote, quindi facciamo dei video dimostrativi per il rispetto ambientale da inviare a Skyway. Chi è interessato poi gli dico qual è le o comunque si può vedere anche dal sito qual è l'indirizzo per inviare video. All'Eco Festival verranno anche consegnate delle monete, dei certificati commemorativi. Una nota di servizio: non c'è più il pacchetto InnoTrans, quello dei 3 mesi, 1.000 più 1.000 più 1.000, è stato tolto. Perché? Perché a dimostranza del fatto che questo pacchetto che poteva essere fatto all'interno di ogni fase viene stato eliminato perché non ha più senso, visto che le fasi sono molto ravvicinate, non ci sono tante quote, quindi chi è rimasto ancora in attesa non si perda la grande occasione di prendere ancora quelle poche quote che sono rimaste. Si parla del 3-2% totali. Ovviamente uno le potrà prendere, ma le potrà prendere nel libero mercato, dove il valore naturalmente potrà essere molto diverso da quello di adesso. Altra notizia, c'è la possibilità di prendere il biglietto della conferenza internazionale che si terrà il 5 agosto dopo l'Eco Festival di sabato 4. Quindi il biglietto dell'Eco Festival ora costa 35 dollari, se non erro, e mentre invece per partecipare alla conferenza internazionale del 5 si deve pagare 25 dollari. Affrettatevi perché i posti sono limitati, non c'è la capienza per tutti quelli che saranno all'Eco Festival. Bene. A questo punto qui un'immagine un pochino che riassume un pochino quello che ci sarà all'Eco Festival. Abbiamo l'Unibus qua in esposizione, abbiamo la linea rigida per l'alta velocità e per il trasporto pesante. E poi qua a sinistra abbiamo l'infrastruttura semirigida e l'ultraleggera sempre di fianco. Bene, questa è l'Eco House di Juninski, dove ci sono i pannelli fotovoltaici, ci sono le coltivazioni, perché utilizza un humus particolare che ha fatto crescere molto in fretta le piante. E a dimostranza del fatto che anche sotto le linee si può coltivare e raccogliere i frutti. Bene, siamo giunti a conclusione di questo webinar, grazie per l'attenzione, è sempre un piacere stare qui con voi.
Chiaramente consiglio vivamente di parlare con le persone indecise perché è il momento adesso di prendere queste quote, perché poi queste quote verranno rimpiante, insomma, verranno insomma, diciamo che potrebbero essere non più acquistabili a questi prezzi, a questi valori. E, concludiamo questo webinar semplicemente dicendo che con Skyway siamo in armonia con la natura, siamo in armonia con le persone, facciamo del bene alle persone e perché no, possiamo sfruttare il potenziale dei trilioni di dollari che c'è in questo mercato. Buona serata a tutti e a risentirci e mi raccomando. Non aspettate perché il tempo non vi premierà se non prendete una decisione. Un saluto a tutti, vediamo un video e a risentirci per mercoledì prossimo. Modica ha ospitato un convegno sulla ecosostenibilità. Esperti del settore, manager e tecnici hanno parlato anche con gli studenti dell'Istituto Archimede per spiegare ai ragazzi da dove cominciare per garantire a tutti un futuro migliore. Le parole magiche sono educazione ambientale e mobilità sostenibile. Si parla innanzitutto di rispetto per l'ambiente, una terminologia attuale che troppo spesso rimane però nell'elenco delle cose possibili. Come passare dalla teoria alla pratica? Cosa ha significato questo appuntamento tecnico-scientifico e quali prospettive ha aperto? La risposta all'ingegnere Claudio Ricchi, esperto di tecnologia per il rispetto dell'ambiente. Allora, le prospettive sono ottime, i presupposti sono molto buoni. Abbiamo incontrato dai professori universitari a esperti nello studio di fattibilità di progetti che porteranno a un enorme beneficio per quanto riguarda il sistema di viabilità. Logicamente c'è bisogno di studiare sistemi innovativi che riducono l'inquinamento, portano in modo semplice e veloce le persone, il turismo, perché l'elemento fulcro, secondo me, per tutto quello che è il territorio è la facilità con cui le persone si muovono a vedere centri culturali, gli interessi più grandi che tutta l'Italia ha a disposizione. La tecnologia deve sposarsi con l'ambiente, non ci devono essere più sistemi che ovviamente non sono adattabili e rispettosi dell'ambiente, quindi riduzione dell'inquinamento. Maggiore efficienza tra costi e benefici. Necessario delle infrastrutture che sono molto leggere, snelle, che permettono di non bloccarsi sulla burocrazia. Nel territorio, quindi a grande distanza, ci sono possibilità di tecnologia come Skyway. Skyway è una tecnologia avanti rispetto ai canoni tradizionali delle infrastrutture che oggi utilizziamo sul territorio e ci permetterà di avere una ravvicinanza delle varie città. Parliamo del territorio siciliano, collegare Palermo a Modica, a Catania, a Trapani, cioè gli estremi della Sicilia e raggiungerli in poco tempo in sicurezza, senza incidenti, è una grande importanza. Un secondo elemento, ma non da sottovalutare, è la mobilità sostenibile in locale, cioè quando io raggiungo una località turistica devo avere delle possibilità di muovermi
in modo semplice, senza inquinare, con la mobilità elettrica. Coordinatore dell'evento modicano, l'ingegnere Angelo Lucenti, cofondatore della Chilometro Zero Energy. Per quanto riguarda invece la tecnologia, la mobilità sostenibile e locale, quindi nell'amministrazione comunale o provinciale, noi stiamo puntando su un altro tipo di mobilità, che è la mobilità elettrica, perché oggi siamo le macchine, diciamo, a combustibile sono altamente inquinanti e quindi si deve ridurre l'impatto ambientale, quindi l'emissione del CO2 nell'atmosfera. Sono più economiche e danno la possibilità, facendo un progetto di e-car sharing, quindi riducendo la quantità di autoveicoli gestite all'interno di un centro storico, per esempio, avremmo la possibilità di portare il turista dalla struttura ricettiva, renderlo autonomo o magari facendo dei percorsi guidati per visitare i luoghi storici. Si pensi, per esempio, nel nostro contesto comunale a Modica abbiamo il trenino che è a gasolio. Si potrebbe eventualmente fare quello che si chiama un retrofit, quindi convertire quel motore a combustibile con un motore elettrico e quindi fare il percorso turistico guidato, magari portando il turista direttamente con una cosa guidata anche in un agriturismo, quindi fare un percorso oltre che culturale, ecogastronomico. C'è dunque anche un percorso ecogastronomico. In che cosa consiste e come si sposa con il territorio? L'imprenditore Salvatore Curcio chiama a definirsi ingegnere contadino. Sono dei percorsi che stiamo cercando di creare insieme a degli amici, che portino il visitatore del nostro territorio a scoprire le bellezze delle nostre zone, bellezze che poi sono bellezze alimentari, bellezze naturalistiche, bellezze culturali, attraverso dei trasporti, quindi dei sistemi che colleghino in rete dei punti nevralgici, chiamiamoli così, del nostro territorio, della Val di Noto, e legati alle piccole aziende agricole che, come la mia, insomma, fanno sostenibilità a 360 gradi, per immergere appunto il turista, il visitatore, in una dimensione che abbia il massimo della sostenibilità. Chiaramente questi percorsi saranno fatti con dei mezzi assolutamente elettrici, la cui energia che serve appunto per ricaricarli sarà prodotta in loco nelle varie aziende che andremo a toccare con questi mezzi, e in cui i turisti avranno modo di gustare i prodotti, ma allo stesso tempo conoscere le persone che quel prodotto lo creano fin dalla terra. Quindi sono percorsi virtuosi che vogliamo creare per poter far sì che il nostro territorio venga conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Siamo in una fase abbastanza avanzata del progetto, insieme ad alcuni colleghi stiamo elaborando, come dire, le linee guida, stiamo cercando di coinvolgere le aziende agricole che credono nei valori della sostenibilità, nei valori dell'eticità, perché sostanzialmente parliamo di questo. E in questi giorni abbiamo avuto la visita di persone appunto da fuori che insieme a noi hanno portato il progetto in giro attraverso conferenze, attraverso dibattiti, e stiamo cercando di far capire nel nostro piccolo che comunque è possibile applicare un modello sostenibile sia al settore energetico, sia al settore ambientale che al settore agricolo. Io qui, ripeto, vesto l'immagine dell'ingegnere contadino, perché ho portato l'esempio fin dalle scuole, nelle conferenze che abbiamo fatto, del modello sostenibile applicato all'agricoltura. Cosa significa modello sostenibile? Oggi forse si fa abuso di questa parola, no? Sostenibilità un po' dappertutto. Applicare un modello sostenibile significa cercare di realizzare processi e prodotti impattando in maniera minore possibile sull'ambiente e sul pianeta. Quindi in agricoltura significa realizzare produzioni senza utilizzare la chimica, senza utilizzare sostanze di sintesi in tutti i processi che portano poi alla produzione del prodotto. L'esempio banale del grano, quindi andiamo dalla semina al raccolto, allo stoccaggio, senza l'utilizzo di alcun prodotto chimico, ma poi la trasformazione va fatta anche attraverso impianti che sono alimentati da fonti rinnovabili,
I trasporti devono essere, come dire, anche quelli legati alle fonti rinnovabili. E il sogno è quello di creare l'economia circolare, quindi chiudere il percorso che porta dalla terra alla tavola utilizzando tutte le fonti sostenibili che si possono avere a disposizione. Sulla mobilità sostenibile c'è una startup innovativa. Ce ne parla l'ingegnere Carlo Cappello, cofondatore di Chilometro Zero Energy. L'idea del nostro progetto nasce dall'esigenza di voler dare delle risposte concrete a problemi reali. Bisogni delle persone fondamentalmente. La mobilità come la conosciamo oggi sappiamo non è più sostenibile, ha bisogno di un cambiamento radicale e noi ci proponiamo sul mercato per dare una risposta a questo. Come con la mobilità elettrica, crediamo che la mobilità elettrica sia il futuro, assolutamente, pensiamo però che non debba essere un futuro troppo lontano, ci stiamo impegnando perché sia un futuro immediato, che questo futuro di cui parliamo sia già domani, come attraverso la creazione di un circuito integrato di servizi che vanno dalla progettazione di un'infrastruttura on site che sfrutti anche le fonti rinnovabili come motore principale della mobilità, dell'energia, fino ad un supporto tecnologico informatico che permetta a tutti i cittadini, a tutti gli usufruitori di questa rete muoversi con serenità, con facilità e soprattutto in maniera naturale. Noi pensiamo che la tecnologia, quella buona, quella che effettivamente ci risolve i problemi, sia lo strumento che ci fa progredire, che ci fa andare avanti. La mobilità elettrica in quest'ottica si pone al centro come una soluzione pulita, rinnovabile, sicura, ma anche libera perché ci permetterà di spostarci sapendo che il nostro impatto ambientale si ridurrà praticamente a zero e quindi quello che risparmiamo oggi come emissioni di gas serra, per esempio, sarà un problema in meno che i nostri figli dovranno affrontare domani.